Edemodo.com è una piattaforma per le classi molto importante perché ha delle funzionalità utilissime, è uno spazio di archiviazione illimitato, permette di creare gruppi, assegnare lavoro di homework, programmare quiz, sondaggi, compiti, gestire unità di lavoro, essere spazio di collaborazione e di interazione e a costruire e a E da questa mappa potete vedere le complesse funzionalità che offre questo servizio di piattaforma. Innanzitutto è online senza installazione, è fruibile da PC e mobile, è integrabile con apps web, è free. Dicevamo, permette di creare una classe virtuale, si basa sulla condivisione, un ambiente protetto, permette monitoraggio e valutazioni, assomiglia a un social network, è sociale e pratica, una comunità di apprendimento, organizza il lavoro della classe, consente la visualizzazione da parte dei genitori, costruisce, come dicevamo, e portfolios, è un cloud di materiali condivisi, si possono organizzare gruppi e sottogruppi di lavoro. Si può accedere da browser, da mobile e abbiamo il link anche su Twitter e su Facebook. Le tipologie di registrazione sono I am a teacher, I am a student, I am a parent. I am a teacher, il docente crea la classe virtuale, invita gli studenti, invita i genitori, partecipa alle comunità globali di apprendimento, condivide risorse. I am a student, lo studente partecipa alle attività della classe, legge gli avvisi, fa i quiz, condivide risorse, accede a quelle disponibili. Il genitore legge gli annunci dei docenti, vede le lezioni e prende visione dei. Questo è www.edmodo.com. Dobbiamo registrarci naturalmente come teacher, gli studenti si registreranno come studenti e i genitori come genitori. Io sono già iscritta alla piattaforma per cui accedo a Edmodo, ho fatto login. Sono entrata nella mia interfaccia, trovo delle icone nella barra superiore, questa è quella della home di partenza, questa è dei registri, mi permette di vedere i badge o disponibili e posso anche uploadare dei nuovi badge. Mi permette di accedere ai registri delle classi che ho creato. Questa è la biblioteca, molto importante. La biblioteca è quella repository di materiali che poi sono disponibili per le classi e per i gruppi. Posso aggiungere sia un file che una cartella, che un link, che un quiz alla mia biblioteca. È un repository davvero eccezionale. Posso poi cliccare sull'icona Spotlight per accedere a delle risorse esterne per Edmodo, molto ricche. Con questa icona del campanello ho le notifiche. Se vado nel mio account ho la possibilità di modificare le impostazioni del mio account. Nella barra di destra, nello store, trovo le applicazioni di terze parti molto importanti perché molte applicazioni vengono integrate all'interno di Edmodo e ho le migliori app gratuite, le app che sono state aggiunte recentemente e da questa questa parte superiore posso collegarmi a delle nuove applicazioni. Casella a quadrettini, nell'icona quadrettini posso accedere alle
alle mie applicazioni. Interessante l'applicazione di Office, cioè è possibile lavorare con i documenti di Office, Word, PowerPoint ed Excel online dall'interno della piattaforma. Se si ha poi un account Office 365 è possibile linkare il proprio account e collegarsi, accedere a OneDrive, OneNote, Duo e le altre applicazioni di Office 365. Nella barra di sinistra ho la sezione dei gruppi. Sono presenti tutti i gruppi a cui partecipo e quelli che ho creato. Posso gestire i gruppi e creare un gruppo. Esempio, posso creare gruppo, un nuovo gruppo, classe app, esempio. Devo selezionare il livello di questo gruppo, cioè gli anni che hanno gli studenti che partecipano al gruppo, il grado fino all'università, oppure posso scegliere quindi il grado da un intervallo, dal bottone intervallo. Creo, prima di creare devo scegliere l'area disciplinare posso scegliere scienze sociali o tutto e la disciplina, vabbè, metto tutto, posso scegliere tra quelle che mi propone o mettere tutto. Posso cambiare il colore del mio gruppo e cliccare su Crea e ho creato il mio gruppo classe in Edmod. Come vedete, ho a disposizione dei messaggi, delle cartelle e gli iscritti. Gli iscritti sono solo io per il momento perché ho appena creato la classe e a messaggi decido di mandare un messaggio al gruppo, scrivo il messaggio, posso allegare un file, allegare un link, allegare un documento dalla library e posso decidere di mandare questo messaggio posticipato oppure inviarlo subito. Mi dice che il gruppo è pronto per ricevere gli studenti, il codice di accesso per gli studenti è questo e che come docente del gruppo invierò i miei studenti, i quali si collegheranno all'applicazione come studenti e con il Join Me inseriranno questo codice di accesso. Nelle impostazioni del gruppo ho poi l'URL pubblico del gruppo, spunto le caselle show on page e invia notifiche via SMS. Mi dà il codice del gruppo. Questo codice ogni tanto viene chiuso e si ha la possibilità di riattivarne uno nuovo. Abbiamo anche l'URL della iscrizione. E quindi posso invitare gli studenti a collegarsi a questa URL, quindi assegnarli al gruppo. Qui sono presenti le cartelle del gruppo, vedete che la cartella è vuota, quindi posso manage i folders e qui mi collego alla biblioteca, posso aggiungere una cartella alla biblioteca con dei materiali, dei file dentro la cartella. Interessante che nel gruppo ho la sezione del compito, quiz e sondaggio. Con il compito posso inviare
un compito agli studenti, metto il titolo del compito, la data di scadenza del compito e posso cliccare blocca questo compito dopo la data della scadenza, descrivere il compito e poi allegare un file, un link oppure dei documenti dalla mia library. Posso decidere quando mandare, se mandare subito con l'invio oppure later dopo. Quindi anche questa sezione è importantissima, la sezione quiz è estremamente interessante perché ti permette di creare i quiz che sono di diverse tipologie, risposta multipla, vero e falso, risposta breve, scrivi nello spazio vuoto e quello delle corrispondenze. Molto utile da. Ho la possibilità di fare un sondaggio, quindi scrivo il mio quesito, metto le possibili risposte, posso aggiungere una serie di quante risposte possibili voglio e anche questo lo posso mandare subito con invio oppure mandarlo più tardi. Nel mio gruppo classe posso creare un sottogruppo, dei sottogruppi di lavoro nel momento in cui decidessi di lavorare utilizzandolo come modalità, il modalità di gruppo, ad esempio gruppo blu, crea. E vedete comparire all'interno della classe il gruppo blu. Posso aggiungere infiniti gruppi, sottogruppi, quanto decido sia necessario. Quindi queste sono le istruzioni base per gestire una classe in Edmodo.